Prendersi cura dell'ambiente non è un capriccio, ma un dovere. Per questo motivo, in questo video di Ecologia Verde, ti proponiamo 10 azioni che puoi realizzare per prenderti cura dell'ambiente. Iniziamo! Spegni le luci. Lasciare la luce accesa è una cattiva abitudine e può essere difficile abituarsi a spegnerle. Molto spesso torniamo a casa, accendiamo tutte le luci e iniziamo a fare le nostre faccende domestiche, senza pensare al consumo di energia che questo comporta. L'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente, infatti, ha stimato che nel 2019 la produzione di elettricità ha generato il 30,44% delle emissioni di CO2. 2. Ricicla. Quando ricicliamo, combattiamo il riscaldamento globale. È una delle migliori azioni che possiamo compiere ogni giorno ed è più semplice di quanto sembri. Separando la carta e il cartone dalla plastica, dai contenitori di vetro o dagli alimenti, stiamo già contribuendo a un bene comune. 3. Acquista prodotti biologici certificati. I prodotti biologici certificati sono quelli non inquinanti. Non sono stati utilizzati pesticidi per produrli e possiamo essere certi che non sono stati modificati geneticamente. Inoltre, rispettano una serie di standard che hanno a che fare con la coltivazione, la lavorazione, lo stoccaggio, il confezionamento e la distribuzione. 4. Aiuta a riprendere l'auto. L'inquinamento delle automobili e delle industrie ha reso lo strato di ozono un problema molto preoccupante. Gas nocivi come l'anidride carbonica hanno invaso i cieli delle grandi città, creando un'atmosfera in cui è difficile vivere. La soluzione è spostarsi di più in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici. 5. Utilizza lampadine a risparmio energetico e luci a LED. Un'altra buona misura è sostituire le lampadine convenzionali con le lampadine a risparmio energetico o lampadine a LED. Hanno la stessa capacità di illuminazione delle lampadine normali. Consumano meno energia delle lampadine tradizionali e possono durare fino a 10 mesi, quindi sono molto più convenienti. Prima di continuare ti mettiamo alla prova. Quanto consumano in meno le lampadine a LED rispetto a quelle convenzionali? A. Tra il 50 e il 60% in meno. B. Tra il 60 e il 70% in meno. C. Tra l'80 e il 90% in meno. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. 6. Pianta alberi. Se hai l'opportunità di partecipare alla piantumazione di un albero, non pensarci due volte. Gli alberi sono responsabili dell'assorbimento dell'anidride carbonica, di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Quindi sono un grande aiuto nella lotta contro il cambiamento climatico. Un'alternativa è quella di finanziare progetti di piantumazione degli alberi. 7. Evita la plastica. È importante sapere che la plastica inquina le nostre città, soprattutto quelle con fiumi, laghi o mare. In acqua la plastica può resistere fino a 100 anni e questo ha causato, ed ancora causa, la morte di molte specie marine, proprio a causa dell'ingestione di plastica. Evita il più possibile di consumare prodotti che causano rifiuti di plastica e, se necessario, cercate di separarli e riciclarli correttamente. 8. Evita il consumismo. Il consumismo di massa danneggia l'ambiente. Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 100.000 milioni di capi di abbigliamento. Questa tendenza ci indica chiaramente che compriamo molti più vestiti, ma li usiamo di meno e ci stanchiamo più velocemente. 9. Chiudi i rubinetti. Senza acqua, la vita sul nostro pianeta sarebbe impossibile. Per questo devi stare attento quando fai il bagno o quando lavi i piatti, poiché per ogni minuto con il rubinetto aperto significa star consumando fino a 20 litri di acqua. Possiamo anche implementare dispositivi di risparmio idrico in casa da mettere in bagno, dove avviene circa il 65% del consumo d'acqua in una casa. 10. Scollega il caricabatterie o altri dispositivi dalla corrente. All'insaputa di molti, anche se lasciamo i nostri dispositivi spenti ma sempre attaccati a una presa di corrente, continuano a consumare energia. Che si tratti del caricatore del cellulare, del televisore o della luce sul comodino, questo rappresenta circa il 10% del consumo mensile di elettricità in una casa. Torniamo alla domanda che ti abbiamo fatto prima. Ci hai pensato? La risposta corretta è C. Le lampadine a LED consumano tra l'80% e il 90% in meno di quelle convenzionali. Se vuoi scoprire altre curiosità sull'ambiente, non perdere la playlist che ti lasciamo qui accanto. Dici, hai intenzione di mettere in pratica queste azioni?
faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!